Pedone investito sulla statale a Metauriglia, muore sul colpo il 70enne Franco Ministrini. Aggressione per futili motivi alla Rocca Malatestiana di Fano. Sono 8 i componenti del branco, 3 giovani portati dalla polizia nel carcere di Pesaro, denunciati, altri 5 minorenni. Scoppia un incendio nella cucina di un'abitazione a Sant'Orso di Fano. Un'anziana e la sua badante trasportati in ospedale per accertamenti. Raccolta firme per la messa in sicurezza di via Flaminia. Dopo l'appello dei residenti su Fano TV, il comune annuncia i primi interventi. A Torrette si accende l'estate, ecco la nuova tenda luminosa sulla terrazza, al via anche i mercatini e grandi eventi potenziati, i punti yacht del comune di Fano. Cesare Cremonini riceverà questa sera il premio Fuori Passaggi. Piero Pelù, Nando Dalla Chiesa, Rula Gebriale, Marco Politi tra gli ospiti dell'ultima giornata del festival dedicato alla saggistica. Cordiale saluto dalla redazione di Occhi alla Notizia. Apriamo con il tragico incidente accaduto questa mattina a Metauriglia di Fano, dove ha perso la vita un 70enne del posto investito da un furgoncino mentre gettava gli sfalci nell'isola ecologica. Il pensionato era un ortolano coinvolto anche nelle iniziative dell'Ecomuseo. È un campo minato questo ormai, questo è un campo minato. Ho dovuto riconoscere un mio amico, sono arrivato per primo perché abito lì, ho sentito il botto, ho dovuto riconoscere il mio amico. E lì, steso a terra, c'era Franco Ministrini, 70 anni di Metauriglia, che intorno alle 6.30 si era recato con la carriola in mano a gettare gli sfalci in quest'isola ecologica situata lungo la statale adriatica, a 100 metri dalla sua abitazione. Qui la tragedia, proprio davanti ai cassonetti, è stato investito da un furgoncino Peugeot Expert che stava provenendo da Marotta. A causa dell'impatto l'uomo è stato caricato sul mezzo e sbalzato fino ad una Lancia Y parcheggiata a lato della strada, impattando contro il veicolo. Inutili soccorsi, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 70enne è morto sul colpo, sconvolto ma illeso invece il fanese 62enne alla guida del furgone. Ora sulla dinamica sta indagando la compagnia carabinieri di Fano comandata da Maximiliano Papale. Non si esclude che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno. Sì, lo conoscevo, era un bravo ragazzo, un lavoratore, un ragazzo di famiglia. Religioso, tranquillo, purtroppo la vita è così, la vita è qui. Qui non riusciamo più a vivere in queste condizioni, qui nella strada è un pericolo pubblico, è un pericolo pubblico. È sempre peggio, qui è stata sempre il rettilineo della morte, dal ponte Metauro a Torrette. È stato sempre dichiarato il rettilineo della morte, perché qui ogni tanto ce n'è, ne capita uno. E da tempo sia i residenti che il Comitato Fano Sud chiedono una viabilità più sicura e la messa in sicurezza della statale adriatica, simbolo della battaglia, i teli rossi e le bandiere che sventolano in tutta la frazione fanese, diventate ormai una forma di protesta permanente. Non la ritengo opportuna questa strada. Io dico a uno spostamento più in là e lasciar libera la popolazione del posto qua. Lei è un vicino di casa? Sì, un bravo uomo. Questa mattina lo aveva visto uscire di casa? No, non l'ho visto uscire. Ho visto qua tutta questa confusione uscendo dal portone di casa. Sono venuto su a vedere, poi mi hanno detto qua, lo sai cosa è successo? Cosa è successo? Ha detto Franco Ministrini qua, l'hanno preso sotto. Ci avevo parlato l'altro ieri. Gli facevo i complimenti lì che aveva un bel orto, che aveva fatto una bella piantagione. Ci lavorava dalla mattina alle 5:30, 6, tutto il giorno era lì in quell'orto, ma è da vederlo da quanto è bello. Ci parlavo sempre, era una brava persona. Sono amareggiato, distrutto e sconfortato, ha aggiunto invece l'ex presidente della circoscrizione Aleardo Pucci, che ha chiesto al sindaco Seri di prendere provvedimenti. Cioè io ieri ho scaricato 6 volte qui in questo bidone, no? E stavo pensando, mentre scaricavo, sarà che non mi travolgono? Hanno travolto lui stamattina, eccolo qua. È incredibile questa cosa, che non si riesce a sbloccare questa situazione.
Non sappiamo più quali sistemi usare a questo punto. Mi sono battuto come un cane per questa zona, perché niente, non sono riuscito, nemmeno nessuno è riuscito mai. È incomprensibile questa cosa e continua a morire gente. Abbiamo sentito il rumore stamattina, sì, abbiamo sentito un botto. Conoscevo la sua mamma, conoscevo la famiglia, tutto. Mio figlio con il nipote si allenava al judo qua vicino, una persona buona. Qua la viabilità è insostenibile. Qui di notte ci sono macchine che vanno veramente sopra ogni limite di velocità. Poverino, ci ha rimesso la vita sto signore. La Polizia di Stato ha individuato gli 8 componenti del branco che il mese scorso aggredirono e rapinarono 2 ragazzi alla Rocca Malatestiana di Fano. 3 giovani di origini straniere sono stati portati nel carcere di Villa Fastigi, gli altri 5 sono stati denunciati. Filippo Pucci. Erano le 19.30 di sabato 8 maggio quando il 112 era arrivata la segnalazione di un'aggressione avvenuta alla Rocca Malatestiana di Fano ai danni di 2 amici pesaresi, uno colpevole di esibire uno smalto nero alle unghie, l'altro per averlo difeso. Il giovane di 17 anni era stato pestato a sangue con calci e pugni, tant'è che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Aveva riportato contusioni alla testa e le fratture del setto nasale e di un dito. Le 2 vittime erano state anche derubate. Oggi, dopo le accurate indagini condotte dal commissariato di Fano, diretto dal dirigente Stefano Seretti, gli agenti hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone facenti parte del gruppo che, per futili motivi, avevano compiuto questi atti di teppismo. Le misure sono state adottate dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro su proposta della Procura della Repubblica. Infatti, i poliziotti, dopo un lavoro difficile e minuzioso e grazie alle telecamere di alcuni privati della zona, sono riusciti a ricostruire 2 distinte e ravvicinate azioni predatorie attuate dagli adolescenti. Nel primo caso avevano fermato e accerchiato l'auto di 2 persone e le avevano costrette a consegnare un braccialetto e un cellulare. Pochi minuti dopo invece avevano raggiunto il parcheggio di fronte alla Rocca Malatestiana dove avevano sottratto un cellulare e un marsupio ai 2 pesaresi di passaggio. E in quel caso il 17enne che aveva tentato di difendere l'amico era stato aggredito brutalmente da alcuni componenti del branco. Le indagini dei poliziotti, coordinati dalla procura, hanno permesso di identificarli tutti. Si tratta di 8 giovani, di cui 4 minorenni ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e continuata. In base agli accertamenti, in entrambi gli episodi avevano assunto dell'alcol che aveva comportato pesanti provocazioni nei confronti delle vittime, esternando odio, denigrandole l'aspetto fisico e ricorrendo alla violenza. Questa mattina sono stati portati nel carcere di Villa Fastigi 3 ragazzi, rispettivamente un moldavo 21enne residente a Fano già noto alle forze dell'ordine, un italiano di origine nordafricana e un marocchino. Gli altri minorenni invece sono stati denunciati, ma uno di questi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in un istituto per minori a Bologna a causa dell'aggravamento di un provvedimento a suo carico già in atto. E dopo i numerosi danneggiamenti avvenuti sul lungomare di Senigallia, proseguono i controlli delle forze dell'ordine. Ieri sera i poliziotti hanno sorpreso 3 giovani che in preda ai fumi dell'alcol stavano mettendo in disordine i lettini della spiaggia. Ai ragazzi, tutti i 20enni della zona, sono state levate sanzioni amministrative per ubriachezza. Subito dopo hanno provveduto a riordinare lo stabilimento balneare. E adesso l'aggiornamento sul coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso. La vittima è un uomo di Rimini di 82 anni, ospite di una residenza per anziani nella provincia di Fermo. Invece i nuovi positivi sono 12, mentre negli ospedali della regione c'è un paziente in più in terapia intensiva e un paziente in meno in quella semi-intensiva. Il Servizio Sanitario della Regione non ha rinnovato a Pesaro la guardia medica turistica diurna. Sull'argomento è intervenuto il presidente degli albergatori Fabrizio Oliva che, oltre a definirlo un fatto grave, ha scritto una lettera al governatore Francesco Acquaroli. Lo ha intervistato per noi Angelica Panzieri.
Niente guardia medica turistica diurna per il comune di Pesaro in questa stagione 2021. La regione Marche non ha rinnovato il servizio che normalmente ogni anno entrava in vigore dal 1 luglio e rimaneva a disposizione dei turisti tutto il giorno, dal lunedì alla domenica. Quest'anno, hanno spiegato dalla regione, non ci sono al momento i presupposti per attivarla. In sostanza mancano medici disponibili. Un fatto grave per una città turistica come Pesaro, ha commentato il presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva, che ha già inviato una lettera al presidente regionale Francesco Acquaroli per chiedere di ripristinare immediatamente il servizio. Ovviamente questo creerà un grosso disagio nella città. Perché? Perché immancabilmente porterà ad avere un ammasso di gente al pronto soccorso, perché purtroppo il turista in vacanza, anche per una piccola cosa, se ha piacere di farsi vedere dal medico, è costretto ad andare per forza al pronto soccorso, e ovviamente avendo dei codici bassi anche con lunghissime ore di attesa per quello che riguarda la permanenza al pronto soccorso. Se la nostra deve essere una città turistica, non può dare servizi inferiori a quello che danno altre città turistiche. In zone non di competenza della regione Marche non solo c'è la guardia medica turistica, che è partita da giugno, ma addirittura c'è la guardia medica pediatrica, e quindi si dà un servizio veramente eccellente alle famiglie, cioè a quella platea di clientela che noi vorremmo incrementare. Ancora cronaca, i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo le 15, a Sant'Orso di Fano, per un incendio divampato nella cucina di un'abitazione situata in via Soncino. Le fiamme si sono concentrate intorno al frigorifero, un elemento che farebbe presumere che l'origine del rogo sia di natura elettrica. Non sono stati provocati danni strutturali, ma il fumo si è propagato anche nelle altre stanze e al piano superiore, dove stava dormendo un'anziana di 80 anni. Sia lei che la badante che vive con la donna sono state trasportate all'ospedale di Fano per accertamenti. L'appartamento rimarrà inagibile fino a che non verranno ripristinate le normali condizioni igienico-sanitarie. Invece i carabinieri forestali di Genga, Frassassi e Fabriano sono intervenuti in un vasto incendio scoppiato in diversi punti lungo la linea ferroviaria compresa tra Serra San Quirico e Genga Stazione. I militari, dopo aver notato i roghi, hanno lanciato l'allarme attraverso la sala operativa e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e di mezzi aerei. Le attività investigative, in base alla dinamica e alla dislocazione del rogo, lasciano ritenere che si tratti di focolai prodotti dalle scintille scaturite dall'impianto frenante di un treno in transito. La superficie interessata è ancora da stimare, visto che l'incendio si è poi propagato anche verso il bosco di latifoglie e conifere a valle della frazione di Piero Sara. E adesso torniamo a parlare dell'appello lanciato ieri nel nostro telegiornale dai residenti di Via Flaminia a Fano. Il portavoce delle famiglie ha chiesto la messa in sicurezza del tratto di strada che arriva fino alla caserma dei Vigili del Fuoco, e oggi è arrivata la risposta del vice sindaco Cristian Fanesi. Nuovo asfalto, marciapiedi, autovelox e attraversamenti pedonali rialzati e illuminati. Erano queste alcune delle richieste avanzate dai residenti di Via Flaminia per voci di Roberto Cottimo, che ieri davanti alle telecamere di Fano TV aveva raccontato i disagi e i pericoli per gli abitanti della zona. Non c'è una pista ciclabile, c'è un libero parcheggio delle auto, per cui si è costretti a camminare per strada. Persone, mamme con carrozzini, disabili con carrozzelle, e quindi è un continuo rischio per queste persone. Lo scorso ottobre era stata inviata una PEC al comune di Fano con l'elenco delle richieste e le firme dei residenti. Questa è la conferma dell'avvenuta ricezione, ma non c'era stata alcuna risposta. Oggi però, dopo il nostro servizio, il vice sindaco Cristian Fanesi annuncia alcuni interventi. In questi giorni le ditte che lavorano per il comune di Fano stanno rifacendo la segnalettica orizzontale in molte delle zone cittadine, per cui abbiamo chiesto anche di effettuare il ripasso delle strisce pedonali in questa zona in maniera tale che venga garantita la sicurezza ai pedoni che cercano di attraversare questa via Roma, l'importante arteria cittadina, e dunque sono più soggetti al passaggio delle auto, e dunque sicuramente questo verrà in tempi molto, molto rapidi, tempo permettendo, anche tra qualche giorno.
L'altro tema che ci è stato sottoposto e sul quale stiamo riflettendo, prosegue l'assessore, è quello dei parcheggi. Per rendere più sicuro il passaggio di ciclisti e pedoni, prevediamo di mettere un divieto di sosta dalle 8 alle ore 20 su uno dei due lati della strada. Infatti, ha spiegato Fanesi, la presenza delle attività commerciali fa sì che ci siano spesso degli attraversamenti e nonostante le rotatorie piuttosto vicine, le auto viaggiano ad alta velocità, rendendo il tratto pericoloso. Per risolvere questo problema, oltre ad aumentare i controlli dei vigili urbani, della polizia locale, che è auspicabile in questo tratto e in altri tratti della città, ovviamente sarebbe molto interessante, molto importante poter concludere quello che è la nostra idea di viabilità, ovvero il casello Fenile, in maniera tale che per andare a Pesaro molti, piuttosto che andare verso il centro città e poi fare la statale 16, potrebbero prendere il casello, oppure prolungare, come abbiamo pensato, dal Belgatto verso Pesaro attraverso la variante di Gimarra, una nuova strada, attraverso una nuova strada, appunto quello di evitare che tutti quelli che vengono da Cucurano, Rosciano e dall'entroterra che si sviluppa lungo via Flaminia per arrivare a Pesaro siano costretti a passare in questa zona. Di Afano verranno potenziati punti IAT. Per 3 anni sarà la cooperativa sociale Opera, che si è aggiudicata il bando, a gestire i punti di informazione turistica al porto di Fano e a Torrette. Rilanciamo l'attività delle strutture, ha affermato oggi l'assessore Etienne Lucarelli. Così come erano concepite, non erano più funzionali. Ad esempio, ha spiegato, inizieremo a rendere scientifica la raccolta dati dei turisti per creare un pubblico con cui iniziare un dialogo costante anche durante il periodo invernale. Eccoli qua, li vedete, questi sono gli orari di apertura dei due yacht. Inoltre è attivo il servizio Call & Go, il turista potrà contare su di un assistente che sarà in grado di fornirgli informazioni sulla città, prenotazioni ed eventi. Il numero sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle ore 23. E intanto a Torrette si accende l'estate. Un nuovo impianto di illuminazione per la terrazza e una serie di iniziative renderanno più divertente ma anche più suggestiva l'estate dei fanesi e la permanenza dei visitatori. Il servizio è stato curato da Letizia Marchionni. L'estate arriva anche a Torrette di Fano, dove grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Proloco di Fano e le associazioni delle località balneari come Torrette Promotion, arriva un'ondata di eventi e non solo, per rendere più vivibile e migliorare l'aspetto della località fanese. Tra le novità spicca il nuovo impianto di illuminazione sulla terrazza di Torrette, biglietto da visita per l'immagine turistica di questa località e della città. I visitatori, infatti, al loro arrivo troveranno una tenda luminosa che copre l'intera terrazza presente su via Stelle di Mare e non solo, rendendola così estremamente suggestiva. L'allestimento, ha spiegato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, è stato realizzato grazie ad un finanziamento stanziato dall'amministrazione comunale previsto per tutto il litorale della nostra città e grazie al quale saranno realizzate tante altre attività. Un'estate in cui si punta con la collaborazione con il Paese dei Balocchi ed altre associazioni anche al divertimento dei più piccoli. Noi come associazione Torrette Promotion abbiamo collaborato tantissimo affinché si potesse fare qualcosa di valido nella nostra bellissima località, perché Torrette è veramente una località balneare molto molto bella. Ha bisogno di riprendere vita come un po' tutti e in questo caso abbiamo pensato a diverse attività, naturalmente sostenuti dalla Proloco, che ha un'esperienza ormai di tanti anni alle spalle. E noi sono 4-5 anni che collaboriamo e abbiamo fatto delle cose molto molto belle. Oltre all'illuminazione saranno realizzate tante altre attività per coinvolgere ed accendere in tutta sicurezza l'estate dei fanesi e la permanenza dei visitatori. Tutti i sabati saranno allestiti i mercatini degli hobbisti e sarà la volta anche di grandi eventi come Fano Jazz, il Carnevale estivo e la Festa della Musica. La Proloco di Fano naturalmente è il soggetto della città dove dà collaborazioni a 360 gradi. Anche quest'anno il lungomare di Torrette, naturalmente con i suoi eventi, la Proloco si adopera insieme all'ufficio del turismo, insieme a Torrette Promotion, praticamente, ecco, cerchiamo di organizzare, anche se è una situazione un po' ridotta perché la situazione economica è praticamente, diciamo che comunque la Proloco c'è, dà una mano a Torrette, ma dà una mano alla città. E
adesso Passaggi Festival, ieri sera grandi emozioni con il cantautore Roberto Vecchioni. Sul palco di Piazza 20 Settembre ha presentato il suo libro intitolato Lezioni di volo e di atterraggio, edito da Einaudi. Poi un regalo al pubblico con il brano Chiamami ancora amore, con il quale ha vinto Sanremo 2011. Perché le idee sono come le farfalle, e non puoi togliergli le ali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spegnono i temporali. Perché le idee sono voce di madre che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà poi finire. In questo disperato sogno, il silenzio il tuono. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre. Perché noi siamo amore. Ed è seguita la cerimonia di premiazione. A Roberto Vecchioni è stato consegnato il premio Passaggi 2021. Evviva! La consegna della pergamena con la motivazione, e ora chiedo al dottor Quarello di consegnare il premio di Passaggi Festival rappresentato dalla barchetta, il simbolo di Passaggi Festival, Passaggi Festival Libri Vista Mare, premio 2001 a Roberto Vecchioni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E questa sera invece alle ore 21 è atteso al Pincio di Fano il cantautore bolognese Cesare Cremonini, lo vedete alle mie spalle. E Cremonini, dopo la presentazione del suo libro, riceverà il premio Fuori Passaggi, istituito quest'anno nell'ambito della rassegna dedicata a music e social. Domani invece, tra i protagonisti dell'ultima giornata, Marco Politi, Rula Gebriali in Piazza 20 Settembre, mentre l'ospite del Pincio alle 19.30 sarà Piero Pelù con il suo libro Spacca l'infinito. Finito il romanzo di una vita. Chiude la nona edizione dell'evento alle 23.15 nella piazza centrale il discorso notturno di infinito e provvisorio di Nando Dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico di Passaggi Festival. E adesso apriamo l'album di Fano TV per festeggiare Giannina Anniballi, residente a Fano, che oggi compie 100 anni. Auguri da tutti i familiari e dal nostro staff, da tutto lo staff di Fano TV. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. L'informazione torna invece domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Arrivederci.